Casale. Decima edizione di Energy Med, la vetrina delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, il momento per fare un bilancio sui settori innovativi legati al solare, all'eolico, al recupero di materia ed energia dai rifiuti. Ma ce ne dice di più dalla mostra d'oltremare Margherita Rosciano. Tre giorni alla mostra d'oltremare di Napoli per Energy Med, già sono cominciati gli incontri tra professionisti, aziende, enti di ricerca. Si parla di energia rinnovabile, di fonti appunto energetiche green per l'ambiente e per lo sviluppo. Con noi il direttore anche di ANEA, Michele Macaluso. 10 anni, un bel compleanno. Sì, senz'altro, sono 10 anni di evoluzione delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi per l'energia e l'ambiente, sono in corso già tantissimi incontri nel 8.000 metri quadrati di esposizione della mostra Oltremare, l'ingresso ricordo da Viale Kennedy. Con noi c'è il professor Elio Iannelli, Università Partenope, Consorzio Atena, nato proprio per sviluppare il futuro. In questo caso abbiamo la bicicletta ad idrogeno sempre più per il consumatore. Sì, certo, questa bicicletta semplifica molto le operazioni di ricarica dell'idrogeno in quanto è dotata di cartucce intercambiabili, per cui il pieno di idrogeno si può fare semplicemente rimuovendo una cartuccia e sostituendola. Grazie, noi andiamo da Vincenzo Rustico, c'è un apparecchio particolare che servirà moltissimo, lo strumento che permette di conoscere il consumo energetico dal contatore. Noi esattamente l'anno scorso abbiamo lanciato questo progetto in fiera, si chiama Monitora, è uno strumento tale per cui il cliente riceve a casa sua una bolletta per i propri consumi, per gli effettivi consumi e mai più bollette in acconto con guaglie. Allora, niente più bollette stimate, speriamo così in generale. Noi concludiamo tornando dal direttore Macaluso che ci vuole mostrare un drone. In questo caso viene usato per monitorare le coltivazioni irpine di vino. Sì, esatto, è uno strumento, un aeromobile telecomandato che ha diversi scopi come monitorare i campi, grandi campi fotovoltaici, così come lo stato di salute dei campi di coltivazione. E quindi oggi è partito Energy Med e parte e decolla il nostro drone di Analyst Group. Da Energy Med la linea torna allo studio. E noi con l'analista Angelo.